nasce da bambino, come tutti i bambini credo, inizi o la scuola, o i genitori o gli amici che ti iniziano a lavorarti, a me mi hanno lavorato da piccolo, hanno iniziato a non farmi mancare la mia dose settimanale di Sampdoria e da lì siamo ancora qui. La prima partita è un Sampdoria-Pisa, stranamente, perché poi col Pisa è nato un rapporto incredibilmente di conflitto e di contrasto tra i tifosi. Nasce nel 66, direi, sì, ottobre 66 e da lì siamo qui, insomma, continuiamo questo girovagare per lo stadio, tribuna, gradinata, adesso ahimè non più in gradinata. La prima trasferta, quella lì, anche me la ricordo, è il Bologna nel 70, 0-0. Una roba incredibile, si andava ancora in trasferta e si andava nella gradinata, non c'era la gradinata degli ospiti, la gradinata di casa, e quindi mi ricordo che noi eravamo nella gradinata, quella che oggi è l'Andrea Costa, quella che oggi è la gradinata dove ci sono i tifosi di casa. Anche lì sempre con mio fratello a far da chioccia, e da ragazzini era decisamente un'altra cosa, decisamente. Io vado allo stadio e mi metto sempre vicino a un gruppo di facinorosi ragazzini che si chiamavano Ultras. Andavo con mio fratello poi andava su in alto a fare il borghesuccio, io mi mettevo lì vicino, piano piano mi sono avvicinato e da lì poi inizio a fare le prese. C'erano questi teppisti incredibili che a un quarto d'ora dalla fine uscivano dallo stadio e andavano a caccia di trofei nella curva opposta e da lì abbiamo iniziato, non solo io, chiaramente io con una generazione di altri miei amici, i vari Spigoli e company, abbiamo iniziato a fare gruppetto insieme e piano piano siamo stati il primo ricambio generazionale degli Ultras. Com'è nato? Non lo so, perché noi siamo nati proprio a cavallo della rivoluzione giovanile di fine anni 60 e il perché sicuramente è proprio perché è in coda a quel momento storico importante, cioè la voglia dei ragazzi di appropriarsi di qualcosa che fino ad allora non gli era concesso. Negli anni 70 c'era un clima che non era esattamente quello di oggi. Si era passati dal boom economico forse vado oltre la Sampdoria, però per capire quello che è successo, si è passati dal boom economico degli anni 60, quindi dalla 600, da tutti avevano la macchina, la Vespa, eccetera, siamo passati a un momento storico in cui alla domenica si andava in bicicletta. Oppure si andava a targhe alterne, c'era l'austerity, tutte le trasmissioni televisive chiudevano prima, la gente non usciva di casa perché c'erano le bombe, i mitra, eccetera. E in quel momento lì, se volevi essere diverso, comunque dovevi iniziare, fermo restando che siamo sempre stati un gruppo ultras e anzi, probabilmente i picchi i punti più alti o più bassi, se volete, della storia degli Ultras l'abbiamo visti e vissuti in prima persona. Però fermo restando quello, è vero che la Sampdoria, i sampdoriani hanno una tradizione che arriva da quel periodo lì in cui si volevano differenziare. E voler essere diversi in qualche modo vuol dire non essere allineati. E se tutti fanno una roba, se vogliono non essere allineato, devo fare qualcosa di diverso, mantenendo comunque la propria identità, insomma, ci sono, là dietro sono successe un sacco di cose belle e un sacco di cose un po' così, diciamo, meno belle. La storia del tifo organizzato nasce negli anni 60 con le federazioni, i coordinamenti dei club, erano loro accentratori di tutto. Negli anni 90 questo non era più di spinta per la tifoseria, non serviva più non riusciva più a essere trainante per la tifoseria, in particolare a Genova, dove stavamo vivendo un momento in cui c'era molta euforia, molta voglia di fare, molta voglia di avere, molta domanda, molta richiesta di iniziative, ed è chiaro che soltanto
chi appartiene a una generazione giovane riesce a dare questi impulsi, queste spinte. E quindi la gente, molti si sono rifatti a noi. Poi magari ci siamo accorti che molto era legato, quell'entusiasmo era legato solo all'entusiasmo, però bisogna dire che facendo un balzo fino a maggio scorso, per come si sono comportati i sandoriani a Roma alla fine della finale, direi che è stato il compimento di un lungo percorso che è iniziato in quegli anni, cioè il sentirsi diversi, quindi applaudire l'avversario, sempre, ribadisco, sempre mantenendo un'identità precisa come gruppo Ultras, quindi se vuoi facinorosi, quello che vuoi, di gente che non rifiuta alcuni concetti che stanno dentro alla gradinata, però diversi. Allora vediamo che da 20 anni fa ad oggi abbiamo fatto un salto e il concetto base è rimasto lo stesso. Allora, abbiamo conosciuto Paolo Mantovani che eravamo pressoché bambini, era il 79, quindi il fatto è che in quel momento lì lui chiedeva delle cose e ha incontrato delle persone che chiedevano delle cose. Gli argomenti combaciavano, cioè quello che chiedevamo noi, lui era disposto e disponibile a darcelo, quello che chiedeva lui, noi eravamo disposti e disponibili a darglielo. E tutto il resto poi chiaramente rapportato a un periodo storico in cui potevamo essere qualcosa in più della normalità, della mediocrità in cui eravamo vissuti fino a quel tempo. Però è stato soprattutto quello. Poi c'è stato anche, inevitabilmente, si è instaurato un rapporto personale, quello è indescrivibile. A così tanti anni di distanza è chiaro che quello che conta secondo me è l'essere sempre stati qua, non essersi mai staccati, aver sempre fatto parte attivamente o passivamente di questo percorso che segna la Samp, no? La Sampdoria è la capofila di una cordata e noi tutti dietro, squadra, società, tifosi. E chi è sempre stato al suo posto ha avuto ragione, se qualcuno non è mai stato al suo posto ha avuto torto. Le generazioni come la mia, tutti io identifico in Spigoli che è stato il compagno di viaggio più vicino a me, insieme ad altri ragazzi e ragazze. La nostra generazione inevitabilmente ha fatto ombra alle generazioni che arrivavano, quelle più nuove, perché ti è riformata una personalità, una cultura dell'ambito in cui eravamo, che difficilmente poteva essere ricambiata così. Noi abbiamo avuto il torto di aspettare troppo a lasciare spazio ai giovani. E i giovani, come tutti i giovani, o sono troppo irruenti o sono troppo timidi. Probabilmente questo anche per colpa della personalità nostra, per troppo tempo sono stati timidi, quindi non sembrava che fosse possibile, e poi anche la storia di sempre, raramente il padre lascia il figlio così in maniera indolore. E mi sembra tutto normale. Noi ci abbiamo messo un po' tanto tempo, complice anche il fatto che la Sampdoria non era in un periodo felicissimo, quindi dire lascia adesso era antipatico. Tirotta ritornerà in gradinata su in alto nel momento in cui la Sampdoria darà la possibilità agli abbonati di gradinata sud di fare gli abbonamenti ridotti. Il sogno di tutti i tifosi è quello di andare con in braccio il proprio figlio in gradinata. È letteratura, arriva dalla letteratura del tifo inglese, tutti raccontano di essere stati nel parterre, in Camalletta, diciamo a Genova, del proprio papà,
A Genova lo possono fare soltanto facendo un abbonamento intero. È una questione di principio evidente, perché se voglio portare il mio figlio e posso pagare l'abbonamento intero, lo faccio. Però magari ci sono persone che non possono pagare l'abbonamento intero a un bambino di 7 anni. Allora quello che chiedo, e allora torno in Regione Tassù. Per il momento devo stare lassù in Tribuna Superiore, porca vacca, vabbè. A fatica abbiamo tenuto fuori dalla Regione Tassù della politica. È stato un pregio, è stato un motivo di riconoscimento, di identità della Gradinata Sud, non solo degli ultras, della Gradinata Sud. E questo continua ancora adesso, continua a non vedere simboli politici. C'è una cosa, una scemata, ma un giorno ero allo stadio e arrivo, mi siedo prima della partita, un'ora prima della partita, e un ragazzo viene e mi dice: guarda, c'è quel ragazzo lì che ha una celtica, una toppa con la celtica sulla giacca, se viene tizio lo vede nasce casino. La mia risposta distinta è stata: guarda, lui è libero di stare qua con la celtica, quello che arriva che non gli piace la celtica si mette lì vicino e si sussa la celtica per tutta la partita, se non gli va bene va via lui. Non... Ognuno sta qua dentro, doveva stare qua dentro, con la sua fede politica, magari evitando di ostentarla troppo. E chi non era di quella fede doveva convivere con lui. Questo qua è stato il credo per anni. E se ti va bene, ti va bene. Se non ti va bene, ti deve andare bene lo stesso. Qua siamo per un altro scopo, quindi voglio dire, in chiesa non è che vanno soltanto di sinistra o soltanto di destra, bisogna andare tutti. In quel momento lì devono convivere, e qua dentro si è convissuto per anni. Fortuna, continuiamo a convivere. Tutto quello che hai fatto ti forma, bello e giusto, quindi gli errori, certo che se uno ha causato un male incredibile tendenzialmente non lo rifarebbe, ma visto che così non credo che sia, tutto, anche gli errori che abbiamo fatto sarebbe giusto che li rifacessimo, perché comunque ci hanno aiutati. Noi siamo partiti da niente, 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 perché noi abbiamo ereditato da Bosottin e quella generazione, piano piano, una situazione che era ancora quasi embrionale. Era un'idea, c'era un gruppo di persone, un nucleo di persone, ma non per capacità nostra, perché ci siamo trovati in quel periodo lì, siamo cresciuti insieme a questa idea. E questa idea qua è diventata poi quello che è diventato. In alcuni stadi abbiamo visto che è diventato un grande business. E per arrivare qua, qualche cappella l'abbiamo fatta. Però magari ci ha aiutato a non fare i più grossi.